Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio le società che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Siamo in un periodo un po' particolare, un po' forse anche, anzi senza il forse, in un periodo molto delicato per tutta la nostra nazione, però noi siamo degli uomini di sport. Essendo degli uomini di sport, tutto, niente ci fa paura e tutto portiamo rispetto. Di conseguenza anche in questa situazione abbiamo voluto provare a creare qualcosa per dimostrare che anche questo non ci fa paura, ma come tutti i nostri avversari cerchiamo di rispettarlo e affrontarlo con il massimo rispetto che si può. Di conseguenza abbiamo pensato, abbiamo provato e ci auguriamo di poterlo anche fare. Abbiamo fatto il torneo Pavanati che era previsto in primavera scorsa e abbiamo portato avanti la settima edizione del Saranno Campioni. Ricordo che il Saranno Campioni è un torneo che nasce grazie all'S di Folgori e viene portato avanti in collaborazione tra AS di Bassa Promese e Juventus Club, viene portato avanti nel suo percorso e nel suo glorioso successo che ha sempre avuto. Siamo alla settima edizione, stasera noi in sede qua alla Bassa Palmense proseguiremo ai sorteggi. Questi sorteggi coinvolgeranno sia il terzo Domenico Pavanati per la categoria Allievi A che il settimo torneo del Saranno Campioni. Partiamo dalla categoria più grande. Abbiamo fatto testa di serie, seconda fascia, terza fascia e nell'ultima urna ci sono le lettere dei vari gironi. Procediamo subito con le teste di serie per la categoria 2004 allievi A. Prima testa di serie, Juventus Club. Vediamo che io vado a finire. Lettera I. Procedo con la seconda testa di serie. Audace. Lettera L. Chiedo conferma al mio segretario. Terza testa di serie, Traore. Lettera D. Ultima testa di serie, Lemignano. Lettera G. Non va bene perché A, B o C. dobbiamo scegliere una A o B o C. Lemignano, lettera A. Ripeto le teste di serie, la Juventus Club, l'Audace, il Traore e il Legnano. Passo con la seconda fascia. Seconda fascia, squadra estratta, Felino. Speriamo un po'. Lettera N. Seconda squadra è stata di seconda fascia, Borgo San Donnino, scoriamo un po', lettera M, non va bene? Vi dico alla regia, non va bene, Di rimettiamo seconda dentro fascia, la c'è M, cioè un bordo di seconda fascia. rimettiamo dentro, lettera E, la regia mi dice che va bene. Seconda
terza squadra di seconda fascia, Montebello, e scogliamo un po', BCGH, certo, F, la regia mi dice che non va bene, perché c'è una squadra di seconda fascia, prende l'altra seconda fascia, senso di accordo, in questi freschi avremo qualcos'altro, lettera B, e va bene, questa. Ultima squadra di seconda fascia. Dai. Chi era? Seconda fascia, ultima squadra estratta, il Guastalla. Vediamo dove va a finire il Guastalla. Lettera M. La regia mi dice sempre che non va bene. La realizziamo dentro, il peschiavino. Lettera H, va bene. Abbiamo estratto le quattro squadre di seconda quindi, fascia. Montebello, Guastalla, Montebello. Montebello, Legione. Ah, giusto? Sì. Ok. Dai, ci posso un attimo. Terza fascia, tutti Sant'Enti. Virtus Parma, lettera C, stiamo a testare la terza fascia, Casalese. Lettera G. Futura Foro Nuovo Mediano. Lettera F. Ultima squadra estratta, Interclub. Nella lettera M. Luca, cortesemente mi ricordi i giorni. Adesso li mandiamo. Lemignano, Montebello, Virtus. Allora, nel girone A abbiamo... Lemignano, Monte, Virtus. Lemignano, Montebello e Virtus. Nel girone B... Fraore, Borgo, Futura. Fraore, Borgo, Sant'Ognino, Futura. Casalese, Guastalla, Juve. Nel girone C, Casalese, Guastalla e Juventus. E Audace in Tafferino. E nel quarto girone? Audace in Tafferino. Audace, Interclub e Felino. Ci prepariamo per l'estrazione della prossima categoria, in questo caso sarà del torneo, saranno settimo, saranno campioni. Partiamo dalla categoria più anziana, quindi la categoria 2006, e poi proseguiremo poi altro.
Juventus A, lettera A. Testa di serie Fiorenzuola. Lettera L. Ultimo testo di serie, Audace. GHO. Lettera G. Estendiamo la seconda fascia. Gotico Garibaldina. Lettera N. Va bene? Seconda fascia. Vico Fertile. Tutto con la N. Lettera B. Borgo San Donnino. Lettera H. Lioe. Ultima seconda fascia, Carignano. Lettera D. Va bene? Estraiamo la terza fascia. Corona. Lettera E. Bassa Promessa B. Lettera I. Juventus B. Lettera M. La San Leo, chiaramente lettera C.
tiro 20 secondi. Procediamo con la categoria 2009, esordienti secondo anno, sempre del settimo del primo anno, scusate, categoria sempre del settimo salario. Teste di serie, come sempre. Prima testa di serie, Borgo San Donino. Lettera N. N. Seconda testa di serie, Audace A. Borgo San Donino. Audace A, C. Borgo San Donino, la lei. Terza testa di serie, Juventus Club A. Lettera G. Juve. Juve. Ultima testa di serie. Fiorenzuola. L. Non va bene. Cazzo. D e F. F. Procedo con la seconda fascia, Paradigna, lettera L, San Leo, lettera D, va bene? Futura Fornovo Vedesano. ADHK. I. Montebello. Lettera B. Va bene? Montebello. Terza fascia, Borgo San Donino B, controlla la confisca di suo girone, H, va bene, Audace B, E, va bene. Juventus Club B, che ci vuole definire perché M o A. A. E c'è la vacanza nella N, giusto?
Fulcini 2011. Proseguiamo con la categoria Pulcini 2011, sempre testa di serie. Prima testa di serie estratta, Audace. Lettera D. Seconda testa di serie estratta, Lemignano. Lettera I. Terza, Juventus Club. Ah. Ah. Lettera L. Ultima, basse permesse. Lettera M, non va bene. Lettera H, non va bene. La base è dura. F, non va bene. Ormai le ho pescate tutte. Ancora la M. C'è quella giusta. E, non le ho pescate tutte. Lettera G, non va bene, sono le righe, che cazzo devo fare, vengono sempre su quelle stesse. Lettera E, non va bene. A, B o C, la dico io. Lettera B. Andiamo con la seconda fascia, Cus Parma. G. Basilica Castello, lettera H. No. Perché? Perché c'è già Cuscio Lemignano. Lettera M. Mercoli. La carta faccio. E F. E questo, scusate, ho pescato uno dalla terza fascia, dunque li butto dentro l'acqua, perché ho pescato uno dalla terza fascia. Scusate. Futura. Futura. Verde. H. Non va bene. A. Borgo San Donnino. E o F. Eh? E o F. E o F. H niente. E. Mettiamo la terza fascia. Fiorenzuola, lettera H, faccio sopra anche. Paradigna, ho fatto confusione di questo sorteggio, lettera F. Un attimo, e qui ho messo due, ci abbiamo ancora l'arco di San Diego qua. Sì, giusto. No, senti là. Sì, giusto. Giusto. Ti metto di un'altra. C e L. Sì, la C e L, cazzo. Non so perché prendo le lettere io. Sì, che le butto dentro lì. Sì.
anche a Troia. Scusate l'interruzione, ma avevo un problema sulla linea. Proseguiamo. Mercury. C. Chiaramente. Sant'Ilario. L. Aspetta. Sì. Vai. Finiamo il sorteggio con i primi calci, andato 2012, sempre settimo torneo saranno campioni. Prima testa di serie, Audace. Lettera C. Seconda testa di serie, Bassa Palmense. Lettera G. Terza testa di serie, Lemignano. L o D? D. Quarta testa di serie, Juventus Club. L. L. Juventus Club B? No, Juventus Club A. A. Seconda fascia, Fiorenzuola. M. Futura Fornovo Medesano. N non va bene. F. Va bene. Juventus Club B. A, B, H. H.
ultima, seconda fascia, Borgo San Donnino, Aubi. N, non va bene, adesso cominciamo la tristezza, E, non va bene, tanto dice se qui sembra la tristezza, I, non va bene, siamo qui, se la chiamiamo, E, ancora, scusate, A. Questa è? Borgo San Donnino. Borgo San Donnino. A. Terza fascia. Paladigna. I. Sala Vaganza. E. Borgo San Donnino. N. N. N per forza. Ecco la situazione N. Mercury. B. B. Con questo abbiamo concluso tutti i sorteggi dei nostri tornei, vi ringraziamo ancora, ci scusiamo se abbiamo avuto qualche disagio, nei prossimi giorni vi manderemo il calendario aggiornato, vi ricordiamo che il torneo inizierà il 4 di settembre, finirà il 27 di settembre, e la formula è molto semplice, 4 gironi da 3 squadre, passa solo la prima e le prime 4 accedono alla semifinale che poi accedono alla finale, il terzo, quarto, primo e secondo. Nei prossimi giorni, ripeto, vi manderemo i calendari, stando anche alle indicazioni che ci avete mandato preventivamente nelle iscrizioni. Vi ringraziamo ancora, vi portiamo un caloroso saluto e speriamo di vederci presto per il torneo. Arrivederci a tutti.